Non sono mancate le tensioni a corollario della seduta di insediamento del Consiglio Comunale di Montesilvano, in cui il sindaco Ottavio De Martinis ha presentato la sua nuova giunta. Un esecutivo a sei e dunque monco di una poltrona, quella spettante a Forza Italia che il primo cittadino conta di assegnare in tempi brevi, anche se la strada appare in salita, in quanto è giunto forte e chiaro il messaggio dei tre consiglieri forzisti e dell'UDC, il suo predecessore Francesco Maragno, Lino Ruggero e Walter Cozzi, i quali hanno disertato la seduta. Siamo arrivati in extremis, nella misura in cui si è tentato fino all'ultimo di trovare una quadra come giusto che fosse, con tutte le liste che hanno sostenuto la mia candidatura. Purtroppo le esigenze erano superiori alle possibilità e quindi di conseguenza qualcuno doveva fare un passo indietro. Questo qualcuno non è stato rinvenuto in Forza Italia, che fino a stamattina in realtà aveva dato il suo ok affinché un componente della sua lista partecipasse, insomma, facesse parte dell'esecutivo, motivo per il quale si è lasciato comunque uno spiraglio aperto che nei prossimi giorni ragioneremo, con la speranza di andare tutti compatti verso l'unico obiettivo che ci siamo preposti, ossia il bene della città. De Martinis ha comunque annunciato la sua squadra. Le due donne e l'uomo della Lega sono Barbara Di Giovanni, Deborah Comardi e l'uomo Ernest Anthony Agliano. Per Fratelli d'Italia l'assessore sarà Paolo Di Blasio. Per la lista Montesilvano in Comune invece saranno i nomi dei componenti della giunta: Paolo Cilli, che sarà anche vice sindaco, e Alessandro Pompei. Come da accordi tra le forze politiche, è stato eletto alla presidenza del Consiglio Comunale Ernesto De Vincentis della Lega. È un grande onore per me, perché guidare dal punto di vista istituzionale, insomma, di là poi della carica del sindaco, che è la più importante, istituzionalmente la carica di presidente del Consiglio è sicuramente tra le più importanti. Per me è un onore ed è un piacere, anche perché io sono stato comunque vice sindaco con molto orgoglio e con molto piacere, sono stato assessore, quindi la presidenza del Consiglio era ed è a questo punto una cosa che veramente mi rallegra. È la mia città che amo, e quindi spero e penso di farlo nel migliore dei modi.